vittoria doveva essere, ma è una stravittoria soprattutto per Forza Italia. Sì, sommessamente annunciamo non una vittoria ma una stravittoria, come dice lei, trainata da una Forza Italia corposa, forte, che si afferma primo partito in assoluto con notevoli sorprese, perché il dato mi pare evidente che è assolutamente schiacciante. Dire che siamo soddisfatti è dire poco, era una vittoria evidentemente già preventivata, ma non con un plebiscito del genere. Merito di Roberto Occhiuto, che ha saputo generare entusiasmo, speranza ad una Calabria che evidentemente in questi ultimi anni è depressa sotto il profilo anche politico. I 6 anni di Oliverio, la divisione della sinistra, le aspettative disilluse da parte del centro-sinistra, credo che abbiano conferito insomma una fiducia massima a Roberto Occhiuto e all'intera coalizione del centro-destra. Ci godiamo questa vittoria veramente con grande soddisfazione, perché il lavoro è stato intenso, borgo per borgo, provincia per provincia, città per città. Ha messo su una bella squadra di candidati. Una squadra che non fosse la squadra dei pacchetti di voti, una squadra fatta di persone che avevano iniziato un percorso di militanza da tempo in Fratelli Italia, che non vedessero il partito come un traghetto al 21% in tutti i sondaggi e che potesse dare l'affidabilità al governatore, ma chi in qualche modo rappresenta una lunga storia e soprattutto la storia di Giorgia Meloni, che in qualche modo negli anni passati ha avuto delle grandi amarezze da questa terra. Onorevole Ferro, chi mette a disposizione Fratelli Italia per l'esecutivo Occhiuto? Sarà una squadra certamente che verrà scelta sulla base della politica, dell'affidabilità, della morale, ma anche dell'impegno costante e della militanza. Queste sicuramente saranno le regole alla base, sui nomi ci invece riserviamo dopo il voto.